sto Pantone che fa le mazzette? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, sfatta dal caldo ma desiderosa di chiarire un punto. Pantone, questo misterioso sconosciuto, ora sì, dopo l'estate sicuramente sentirete molto parlare di lui su YouTube. Moltissime guru del make-up, del glamour, della moda cominceranno a dire che Pantone ha scelto questo colore per l'autunno. Pantone ha dato questo colore come il must dell'inverno. Oh, ma chi è sto Pantone che si arroga il diritto di dire qual è il colore che va di più nell'inverno o nell'autunno? Chi è? Ve lo dico io e vi spiego perché Pantone è così importante nel mondo della grafica, del designer, della moda, del make-up e anche dell'arte in qualche modo. Pantone altro non è che è un'azienda statunitense che si occupa di colori per la grafica. Ha avuto la bellissima idea di catalogare tutti i colori che produceva dando a questi un codice che è fatto da un nome, per esempio red, rosso o green, verde, facendolo seguire da un codice appartenente alla famiglia colore, per esempio per i rossi è il 18, e poi un sottocodice che è relativo alla tonalità di colore che è quel determinato rosso, perché ad ognuno di quei numeri, ad ognuno di quei codici corrisponde una miscellanea di colori che detta un tono piuttosto che un altro. Perché è diventato così importante? Perché nella grafica, per esempio, se io ho un giornale e devo riprendere un vestito di Valentino e devo stampare un rosso Valentino, se Pantone mi fa il rosso Valentino, io so che prendo quel codice, lo porto in stampa, sto andando molto per soldoni, e sicuramente in stampa grafica avrò quella tonalità di rosso, che i miei lettori vedranno fedelmente come è. E quindi veicolare le mode, veicolare i costumi e veicolare i colori nella maniera più giusta possibile. Da qui varie aziende hanno attinto, perché naturalmente all'industria della grafica si allacciano anche le industrie del design, le industrie della moda, le industrie del make-up, e quindi quando Pantone dice che un colore va di moda, tutti corrono a creare oggetti di quel colore, a creare rossetti di quel colore, a creare fard che richiamino quel colore o vestiti che richiamino quel colore. E come si fa? Si compra una costosissima mazzetta Pantone. Cos'è una mazzetta Pantone? Altro non è che una sorta di taccuino fatto tutto di pagine colorate, dove ad ogni colore corrisponde il codice. Questa cosa è comodissima perché quel codice corrisponde una serie di miscellane di colore che fanno sì che dalla loro unione venga fuori quello e solo quel colore con quel e solo quel nome. In più, per esempio, nell'edilizia da poco sono nate delle macchine che dove tu inserisci il codice del colore Pantone e la macchina, prendendo la vernice, ti miscela le quantità giuste di colore per farti uscire quel determinato colore. Quindi se io voglio una camera tutta Marsala, che è il colore Pantone per il 2015, basta che metto il codice del Marsala e sarà la macchina stessa a compormi il colore. Questo è quello che capita anche nelle industrie dove si fa del tessile, si fanno i colori, oppure si fa grafica, oppure si fa cosmetica, perché così i colori vengono ben miscelati e la tonalità non è virata, quindi non è viziata da altri toni che per esempio non c'entrano niente. È come fare una cosa non più ad orecchio, solamente non più ad occhio, solamente vedendola, ma certificata con gli ingredienti giusti. Ecco, è come fare una torta con i giusti ingredienti, risulta sempre allo stesso modo. Poi che sia Pantone a decretare quale colore è il colore dell'anno va da sé, perché il colore più richiesto, il colore quello che vede, che tira di più, il colore che esce maggiormente, ovviamente è il colore dell'anno. Ed ecco svelato il mistero del perché sto Pantone si arroga il diritto attraverso le mazzette
di fare il colore. Insomma, in questi anni di YouTube spesso ho sentito parlare di Pantone e molte guru spesso si sono chieste perché questo Pantone decidesse i colori. Bene, adesso spero di aver chiarito un po' la situazione, anche perché quando si parla è bene avere la cognizione di causa di ciò che si dice, e specialmente nel mondo dell'arte dobbiamo saperlo chi è Pantone, perché colori fa. Quindi, se non lo sappiamo noi, chi lo deve sapere? Bene, spero che questo video, fuori dalle corde, ma venuto direttamente dal cuore, vedendo alcuni video in giro sul web, vi sia piaciuto e vi abbia dato delle nozioni che magari non conoscevate. Se è così, coloratemi un bel pollice in su con un colore Marsala Pantone e mi raccomando, iscrivetevi sempre su Arte per Te per rimanere aggiornati sui futuri video ed iscrivetevi anche sui miei altri canali, Ombretta, il mio nuovo canale, e Due Corona K, il canale di cucina. In più vi aspetto sempre su tutti i miei social, Instagram, Facebook, insomma ci sono in tutte le salse. Basta cercare Arte per Te, Due Corona K, Ombretta e arrivo dappertutto all'interno delle vostre case a tenervi compagnia, come voi ne fate tanto a me, anzi grazie per tenermi compagnia anche durante questa calda e afosa estate. Ora, siccome devo correre ad aprire la finestra, non mi rimane altro che salutarvi. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video!